sono andata bene perché tra questo parlare, il caldo, il sole, perché io per girare il video tengo il sole che mi batte addosso, cioè se faccio così, vabbè, ora ho chiuso un po' la tenda, mi arriva il sole, quindi sto morendo di caldo, mi sono un attimo persa. Comunque vi stavo dicendo, stringo se mi viene un video troppo lungo, proprio perché sono un soggetto un po' così, un po' delicato, anche se credo, a mio parere, che un po' tutti lo dovrebbero fare. Ovviamente aggiungo altre cose a questo, ovvero quando io faccio allenamento, tutte le volte che io faccio allenamento, ovviamente dopo mi faccio la doccia, dopo la doccia io faccio un massaggio drenante alle gambe. Perché? Perché il mio punto debole sono le gambe, quindi sono le smaiature o la cellulite, allora io ogni volta sto lì e la crema non è che la passo, velocemente lascio asciugare, ma mi faccio un bel massaggio e lo faccio tutti i giorni con una costanza, ragazze, che non mi sarei mai aspettata. Cioè, quando parlo con Matilde così, ti mando un bacio fortissimo, Matilde, e ho detto fortissimo tipo alla Titti di Titti e Silvestro, vabbè, ok, oggi il caldo mi è andato in testa. E mi dice: ma come fai a essere così costante? Non lo so, sarà che ho visto dei risultati, ho visto un cambiamento, quindi mi sto dando da fare. E quindi io abbino questi massaggi, cioè io li abbino perché so che la mia pelle ha bisogno di essere sempre spronata, perché sennò appena ti fermi esce quella piccola smagliatura. Cioè, sempre per il fattore sbalzo peso, ovviamente io a 14 anni mi sono uscite tutte le prime smagliature. E quindi devo stare attenta, e io credo che ovviamente, a meno che saranno sempre là, dipende dalla persona, se una ha una bella pelle, fai sport, subito dimagrisci e mangi, cioè te ne frega del massaggio dopo la doccia, voglio dire, anche io non lo farei, cioè chi se ne frega. Ma secondo me chi ha più bisogno dovrebbe stare attenta anche a queste piccole cose, cioè... Ragazzi all'ascolto, curvi con sbagliature e problemi del genere, ascoltatemi, vi mando un appello, fate il massaggio con la crema dopo la doccia, perché evita la fuoriuscita di smagliature, aiuta a drenare, quindi leva nel limite la cellulite o le cellule morte che si accumulano, aiuta appunto a drenare, quindi favorisce la circolazione, favorisce la miglior circolazione, cioè la circolazione c'è sempre, Umberto, favorisce la miglior circolazione. Quindi sempre abbinato alla crema sono anche più costante con gli scrub corpo, perché prima non ero molto costante, cioè io ultimamente vi ho fatto vedere, ho comprato lo scrub monodose della Geomar e vi ho detto che lo facevo preceretta, appunto lo facevo solo preceretta, oppure raramente mi veniva voglia di rilassarmi un po' e di fare lo scrub e lo facevo, invece ora sono più costante, infatti ora l'ho ripreso e lo rifarò. Perché? Perché facendo tanto sport, sudando tanto, si perdono tante tossine, la mia pelle è cambiata tantissimo, cioè uno dei risultati è cambiata proprio la pelle, cioè ho cambiato soprattutto la pelle del viso, è più asciutta, è più morbida, più luminosa, e anche la pelle del corpo, tra cui quella delle gambe, quindi mi rendo conto che fare lo scrub più spesso aiuta poi a eliminare maggiormente le cellule morte del nostro corpo, quindi aiuta anche questo. E niente, poi mi sembra scontato dire che dovete bere tantissimo, dovete, meglio bere tantissimo, io lo facevo già di mio perché appunto col fatto che ho sbalzi nel mangiare, almeno il bere lo riuscivo a mantenere, soprattutto col caldo. Risultati, stringo, risultati, allora risultati, ora non vi dico le mie misure, non vi dico il mio peso preciso perché io, cioè se viene Claudia, ciao Claudia, bacio anche a te, è capace che anche a lei dico no Claudia non mi va di dirti quanto peso, cioè mi vergogno, no, quindi figuriamoci se io non mi metto qui a elencarvi tutte le mie, no. Cioè, mi dispiace ragazze, cioè vi ho parlato della mia tiroide, ma di questo no grazie. Vi dico semplicemente che il peso è variato e è anche sbagliato all'inizio perché si era rotta la bilancia, quindi io mi pesavo, era un peso che non si è capito se era meno a quello che dovevo avere o di più, perché si erano scaricate le pile della bilancia elettronica. Dopo 2 settimane però me ne sono accorta, quindi io non so di preciso quanto pesavo all'inizio. Lo so, è un errore fondamentale sapere quando si pesa all'inizio, però purtroppo me ne sono accorta dopo 2 settimane, perché ovviamente più si scaricava, più dava problemi la bilancia e più mi sono resa conto che c'era qualcosa che non andava. Risultati, stringo, risultati, allora risultati, ora non vi dico le mie misure, non vi dico il mio peso preciso perché io, cioè se viene Claudia, ciao Claudia, bacio anche a te, è capace che anche a lei dico no Claudia non mi va di dirti quanto peso, cioè mi vergogno, no, quindi figuriamoci se io non mi metto qui a elencarvi tutte le mie, no,
Cioè, mi dispiace ragazze, cioè vi ho parlato della mia tiroide, ma di questo no, grazie. Vi dico semplicemente che il peso è variato e è anche sbagliato all'inizio perché si era rotta la bilancia, quindi io mi pesavo, era un peso che non si è capito se era meno a quello che dovevo avere o di più, perché si erano scaricate le pile della bilancia elettronica. Dopo 2 settimane però me ne sono accorta, quindi io non so di preciso quanto pesavo all'inizio. Lo so, è un errore fondamentale sapere quando si pesa all'inizio, però purtroppo me ne sono accorta dopo 2 settimane, perché ovviamente più si scaricava più dava problemi la bilancia e più mi sono resa conto che c'era qualcosa che non andava. Quindi vi posso semplicemente dire che a me è variato perché c'è stato un fine settimana che ho sgarrato a mangiare, ho mangiato, apposta di mangiare solo il primo e solo il secondo e il contorno la sera, magari ho mangiato primo e secondo a pranzo e secondo e dolce a cena. Questo è stato il mio sgarrare, ma sempre per il problema tiroide io sono ingrassata. Però mi sto rimettendo in carreggiata perché appunto è successo un paio di giorni fa, mi sono già rimessa in carreggiata, già ho perso un po' di grammi e penso che tra la settimana prossima ho recuperato il peso della settimana scorsa. Quindi vi posso semplicemente dire che a me è variato perché c'è stato un fine settimana che ho sgarrato a mangiare, ho mangiato, apposta di mangiare solo il primo e solo il secondo e il contorno la sera, magari ho mangiato primo e secondo a pranzo e secondo e dolce a cena. Questo è stato il mio sgarrare, ma sempre per il problema tiroide io sono ingrassata. Però mi sto rimettendo in carreggiata perché appunto è successo un paio di giorni fa, mi sono già rimessa in carreggiata, già ho perso un po' di grammi e penso che tra la settimana prossima ho recuperato il peso della settimana scorsa. Quindi peso un po' variabile, sempre fattore ormonale, però devo dire che io ho cambiato proprio fisico, cioè io sto iniziando a fare l'addome più scolpito. Io non credo farò gli addominali a tartarughina, non lo so, non penso, però ho l'addominale molto più scolpito di prima. Anche i fianchi sono cambiati tantissimo la forma. Io ho fatto le foto della prima settimana, cioè della pre-settimana allenamento, quindi all'inizio proprio quando non avevo fatto ancora niente. Sto facendo le foto mano a mano, a parte la terza settimana e questa, perché la terza settimana, cioè, non mi sono proprio ricordata di fare la foto. E questa settimana ero talmente, scusa, fatemi passare il termine ragazzi, incazzata, che avevo preso peso, che non mi sono voluta fare la foto in intimo, perché ovviamente dovete riuscire a far vedere almeno la parte superiore e metà coscia, perché quello che consiglia anche Gaia nella guida non è tanto le misure e tutto, ma farsi la foto, perché lei segue questa filosofia della vita più sana, quindi non è tanto il peso ragazze, perché non conta il peso, è vedersi bene. Cioè io se mi vedo meglio e dico, ah Roberta oggi stai meglio, e mi è capitato in questa settimana, ah Roberta oggi stai meglio, ah meno male, ah sto dimagrendo, oppure ah sto più sgonfia, così. Poi magari mi vado a pesare 200 grammi in più, ma com'è possibile, io mi vedo meglio? È possibile ragazzi, perché magari avete cambiato fisico, magari avete messo un po' più di addominali e meno di ciccia, e quindi pesate sempre uguale, o pesate un po' in più perché avete messo più addominali, più glutei, più muscoli, però avete perso massa grassa. E quindi dipende da come vi vedete voi. Le braccia invece, per esempio, ho messo 1 centimetro, perché ho messo 1 centimetro di muscoletto, se così lo possiamo chiamare. I fianchi ho perso intorno ai 4 centimetri, quindi cioè per me è un grandissimo risultato. Le cosce invece, appunto, è il mio punto debole, come vi dicevo all'inizio del video, io le odio profondamente perché in 5 settimane ho perso 1 centimetro. E per me questo invece non è un gran risultato, e sono abbastanza arrabbiata per questa cosa. Ma siamo sempre là, è il mio punto debole, ce l'ho abbastanza stazzate, faccio tanti squat che aiutano a tonificarla ancora di più, quindi a mettere anche massa muscolare, quindi è un po' difficile che io perda tanti centimetri di gambe, però ce la possiamo fare ragazzi. Siamo solo a metà percorso. Io ho voluto fare questo video a metà percorso per parlarvi della mia esperienza, se consigliarlo o meno, perché ovviamente arrivare a metà percorso ti rendi conto se iniziate a vedere dei risultati, ti rendi conto se ti piace o meno allenarti, perché per me è fondamentale il piacere allenarmi. Niente, come ultima cosa prima di chiudere il video, vi voglio parlare degli attrezzi che servono, perché servono degli attrezzi per fare questo allenamento. Principali attrezzi che se non li avete non lo potete fare l'allenamento, cioè detto proprio spassionatamente non lo potete fare, sono la panca, serve una panca, io fortunatamente la avevo, me l'avevo fatta. Tu proprio mo te ne va? Cioè proprio ora si deve staccare la lente? Più di 10 anni fa mio padre in legno, in ferro sotto, quindi è resistente, perché poi ci sono degli esercizi che dovete indietreggiare con tutto il corpo da un lato della panca, quindi se la panca non è di quelle appunto per fare sport o resistente come nel mio caso che mi ha fatto mio padre,
cioè, li accappottate, ragazzi, cioè, io sono una che magari pesa pure, cioè, ti accappotti se non è buona. Quindi la panca, i pesi, perché io se mi avessi fatto questo video un po' di tempo fa, vi avrei detto che io stavo facendo allenamento con le bottiglie d'acqua da 2 litri, che non è la stessa cosa di 2 kg. Però, ragazzi, io in quel momento non avevo i pesi, non sapevo dove reperirli, non li ho trovati in 10 negozi diversi, ho detto, vabbè, Roberta, arrangiati. Invece no. Ve li consiglio, li ho comprati, sono questi qui, vabbè, ovviamente 2 pesi. Io li ho comprati, sono della Torx, sono di 2 kg, questo bel verde acido molto resistente, non mi ricordo il materiale, nel caso ve lo scrivo qua, e li ho presi su internet, ho pagato 16 euro qualcosa, diciamo 17 euro, 4 kg di pesi, più le spedizioni, quindi 17 euro comprese le spedizioni, mi sono arrivati in 4 giorni. Quindi i pesi, la panca e una corda, perché ci sta anche da saltare la corda. Fa un po' ridere, almeno a me, perché quando ho visto l'esercizio stava, devi saltare la prima volta era 1 minuto, poi si arriva anche a 3, per ora io sono arrivata a 3 minuti, mi salta la corda per 3 minuti. Vabbè, ma che ci vuole saltare? Ragazzi, io non sono arrivata la prima volta nemmeno a 40 secondi, cioè io stavo morendo, avevo l'asma, perché mette molto sotto sforzo, almeno da parte mia mette sotto sforzo il cuore, quindi il sistema cardiovascolare, e io subito aumento i battiti, io ho i battiti più veloci del dovuto, quindi per me saltare la corda e far aumentare ancora di più i battiti, cioè all'inizio mi ha spaventato un pochino, invece poi mi sono abituata. Io ho una semplicissima corda, sempre datami da mio padre. Quindi secondo me questi sono gli attrezzi fondamentali, poi per il resto mi arrangio. A parte verso la fine dell'allenamento, ora ve lo faccio vedere perché questo è un attrezzo che costa invece, mentre i pesi, cioè 4 kg, 17, intorno ai 20 se ne compravo 8, quindi no, se ne compravo 6, 3, 3, mentre c'è questo qui, io non so se si vede bene. Comunque è una sorta di palla, una sfera a metà gigante, pesantissima, che costa, cioè io l'ho trovata su eBay anche a 60 euro. Ve lo scor cioè, se lo scorda Kyla che io mi metto a fare questo esercizio e mi compri questa palla. Infatti molte ragazze ho sentito che hanno sostituito questo esercizio con un altro. Ah, e poi anche io ho sostituito un esercizio che non sono riuscita a fare, ma non per forza, resistenza e cosa, ma per un fatto di paura. Cioè, ragazzi, non mi prendete in giro, ma io c'è un esercizio, eccolo qui, questo qui, che lo dovete fare con 2 panche, quindi dovete allenare i tricipiti, correggetemi, dovete allenare questa zona qui e dietro abbassarvi e alzarvi in questo modo, tenendo le caviglie sull'altra panca. Io inizio a tremare, ci ho provato, non lo so, è una cosa psicologica, ragazzi. Io ho talmente paura che si catapulti la sedia, perché ovviamente non ho 2 panche uguali, quindi ho preso le sedie, la cucina, il legno e tutto. Ho talmente paura di cadere che io inizio a tremare così, mi tremano tutti i muscoli e l'esercizio non mi viene. Tra l'altro mi fa male, mi faccio proprio male, perché ovviamente non lo faccio correttamente. Io ho sostituito questo esercizio con la versione semplificata che la trovate in altre settimane, ovvero quella senza la panca avanti. Quindi vi abbassate e vi alzate in questo modo con le gambe a terra. Io l'ho sostituito con le stesse ripetizioni con quello. Questo e poi quando arriverò con quell'attrezzo assolutamente sostituirò, come hanno fatto tante ragazze, con un altro esercizio, perché non ho intenzione di comprare strumento, sì, quell'attrezzo, ecco, da sport, che magari io a qua a 3 mesi magari non lo voglio fare più questo allenamento, mentre corda, questi 4 kg, la panca più o meno ci si può arrangiare, si può averli, più o meno poi trovi un utilizzo, a parte i pesi. E niente, c'è qualche esercizio che servirebbe, lo step, io lo scalino, insomma, si trova il modo di farli, l'unico è quello per ora che mi viene a mente. Ragazzi, ho parlato tantissimo, io credo che in meno di 20 minuti non riesco a farvelo venire il video, ma c'era davvero tanto da dire. Nel caso abbiate domande, lasciatemele giù. Se volete un altro video in cui ve ne parlo meglio di qualcosa specifico, solo di alimentazione, solo di un esercizio, fatemelo sapere, io soddisfo la vostra richiesta. A fine allenamento, quindi a fine delle 12 settimane, farò un altro video per fare un resoconto. Non sarà così lungo, ragazzi, cioè ve lo prometto.
non sarà così lungo e vi dirò come ho finito, quindi che risultati avrò avuto. Per ora sono soddisfatta, continuo e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze!